Fruttero e Lucentini tornano a Torino, la città che hanno raccontato con intelligenza e ironia. Ti facciamo paura, eh? Grandi e grossi come siamo, è vero, formichina! Tagliare i panni addosso agli altri è forse l'ultima trincea del libero pensiero. Mi sarebbe piaciuto conoscerli, averci parlato, e però mi sembra di farlo un po'. Il grattacielo Intesa San Paolo si apre ancora una volta per un ciclo di letture con interpreti di eccezione. Il rapporto di Intesa San Paolo con la cultura è nel DNA della banca da sempre. La banca non fa solo business, ma è parte integrante delle comunità e del territorio da sempre. Buonasera. Ma lo sai che mi piace, disse Bona. Abbiamo provato a sostituire la parola libro con la parola sesso e tutto si è chiarito. Il divertimento è escluso. Solo un momento. Questo sguardo così ironico mi ha divertito tanto di loro. Personalmente tiro avanti Benino anche senza. A mio parere non solo la loro scrittura è di tale qualità, ma a distanza di tempo tiene straordinariamente ed è uscito ancora di più. Di solito si cerca di enfatizzarla la qualità. Loro la lasciavano scivolare con ironia, con autoironia. 10 o 20 miliardi di uomini sottonutriti e isterici. Li vuoi vestire questi poveretti da marziani? Dove, con l'aiuto degli dèi? Fruttero e Lucentini, basta il nome.